Piccola premessa prima del video. Ho avuto dei problemi appunto col computer, non perché sono stato io, ho fatto cose, no, perché semplicemente ho comprato un nuovo hard disk, che in realtà non è un hard disk, è un SSD appunto, per aumentare la velocità del computer così potevo portarvi più video e più velocemente. Quindi praticamente il programma di montaggio, il programma per editare ci metteva meno a spostiamo, caricamento ci mette meno. Quindi già l'ho messo in un SSD e praticamente è successo un casino col sistema, ho dovuto reinstallare tutto. E adesso, boh, ho messo Windows 10 e funziona tutto, quindi I love Windows 10. Ora, detto questo, vi lascio al video, quindi sigla! Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre il vostro Jurassic 410 e oggi siamo nuovamente qua su Create. Allora, l'altra volta ci eravamo lasciati che stavamo facendo appunto questa bellissima cosa dello spazio, ora ci torniamo. Ok, sinceramente non mi ricordo dove ci eravamo lasciati perché, boh. E tra l'altro ho avuto un po' di casini, come avete sentito nella pre-intro, ho avuto un po' di casini e tipo Create si era disinstallato, cioè non è che si era disinstallato, avevo perso i salvataggi di Create, quindi ho fatto un mezzo casino per riuscire a praticamente a rimetterli e nulla, però perché alla fine ce l'ho fatta, quindi stiamo tranquilli che ce l'ho fatta a mettere tutto a posto. Ok, il costruttore telescopio Create è in pericolo, salva le nostre stelle ed evita che gli asteroidi si scandano sul telescopio. Ok, bisogna evitare che questo, vabbè, questo mi sembra abbastanza facile. Questo è un razzo. Ok, noi il razzo lo mettiamo qua, ci mettiamo una bellissima pietra random qua sopra col numero 42 e dovrebbe, esatto, questo spara. E quindi i cosi, non si sa come, degli asteroidi vengono spazzati via da dei laser, esatto. Però abbiamo vinto la missione, quindi questo non ci interessa. Andiamo subito avanti con la prossima. Vai, sfida 7 sbloccata, a noi non ci interessa. Vai col livello 5, allora dov'è il livello 5? Qua, vai livello 5. Ok, naviga sul pericoloso paesaggio lunare, crea un percorso per portare il rover planetario alla parabola satellitare. Molto bene. Quindi, ah ok, sono quelle sfide strane in cui, ok, bisogna far andarlo qua. Allora, come lo mandiamo? Attacchiamolo tipo a qualcosa. Non possiamo attaccarlo a qualcosa, tipo al carro attrezzi. No, il carro attrezzi è noioso. Allora, mettiamo i trampolini. No, mettiamo il teletrasporto. Abbiamo il teletrasporto noi? Non mi ricordo se ce l'abbiamo. Non abbiamo il teletrasporto, ok. Questo è abbastanza brutto in effetti, però. Vabbè, intanto mandiamo una bella spintarella così. Ok. Poi qua sta per cadere, quindi invece di cadere mettiamo una scala. Ok. Allora qua, oddio, non mi ricordo i tasti. Ok, E per girarlo. Mamma mia, l'intelligenza di Jurassic si ricorda anche perfino i tasti. Ok, qua bisogna mettere un'altra scala sopra la scala. Perché altrimenti, ok, così, perché così guardate, qua vedete che fa il saltino esatto e ci va sopra, quindi ci passiamo. Poi lì, come si fa qua? Usiamo questa? Sì, dai, usiamo delle calamite per mantenerlo in alto. Dovrebbe andare teoricamente. E poi lo sganciamo qua a caso. Sicuramente non funzionerà, è ovvio che non funzioni. Però magari. Sto scherzando. Ok, mettiamolo più basso, vediamo se funge. Tra l'altro non so nemmeno se può essere attirato questo oggetto, quindi già. Ok, probabilmente mi sa che non può essere attirato, perché non lo aspira, quindi già. Presumo questa cosa, ma in realtà no, potrebbe anche essere attirato, ma sono siamo ah, non soltanto noi stupidi e vabbè. Allora, qua cosa possiamo mettere? Possiamo mettere un bellissimo trampolino che lo lancia sopra di là dove ci sono altre scale, dove ci sono altre scale, ok. Ok, in questo bello, questo capitolo nel paesaggio lunare usiamo scale. Wow, la scienza proprio e la tecnologia. Oh, allora qua devo metterla una sopra l'altra, ma senza. Ma in realtà, guardate, possiamo fare semplicemente così ed è più facile. Già. Ok, vediamo se funziona così. Non ne sono troppo sicuro, eh. Ok. Ok, funziona, ma. Bisogna mettere il bellissimo trampolino qua. Perché altrimenti, vedete, si ribalta indietro e non va bene, ovviamente. Perfetto! Cioè, la scienza, ragazzi. La perfezione. Mamma mia! Abbiamo fatto molto pochi punti, in effetti lo so. Perché bisogna arrivare a 10.000, noi siamo arrivati solo a 1.000.
Una cosina un po' brutta, però dai, va bene, tutto sommato va bene. In realtà potrei, guardate cosa potrei fare. Qua in fondo potrei mettere trampolini random solo per prendere i punti necessari. Quindi sì, probabilmente farò così. Metterò trampolini random qua così, solo per prendere abbastanza punti. Perfetto, vai. Dai, qua vediamo su tutto che funziona. Ah! Tra l'altro ho appena notato che in questo gioco esiste là sotto, premendo F1, un centro aiuti. Ma chi è che usa un centro aiuti? E tra l'altro non penso nemmeno che sia più attivo. Perché come vi ho già detto, Create era un gioco che appunto non esiste più. Ok, più punti ma non abbastanza. Non abbiamo fatto abbastanza punti, accidenti. Ok, così dobbiamo farne molti di più. In effetti sì, la chiave di tutto è il trampolino. Se noi mettiamo trampolini prendiamo un botto di punti tranquilli, cioè è strafacile. Basta mettere trampolini ovunque e noi vinciamo sempre. Vai! Mi ha sbloccato una bomba, ok, è abbastanza utile in effetti, eh. E tra l'altro ci sta ancora rimbalzando là dietro, non so se sentite e vedete. Prossima sfida. Siamo alla sfida numero... questa è la 5, quindi siamo alla numero 6 ovviamente. 6, vai! Costruzione mania! Gli asteroidi Nearship potrebbero finire dappertutto, dirigersi verso il bersaglio, ok. Bisogna portare quegli asteroidi qua. Quindi basta fare una macchina. In questo, vediamo, cioè vediamo se ho ragione. Probabilmente no, però. No, perché devono cadere anche in avanti. Ah, ok. Ok, devono cadere anche in avanti. Questo potrebbe già essere un piccolissimo problema. Ma in realtà neanche troppo. Perché secondo me basta fare così, guardate. Cioè, noi facendo una macchina di questo tipo possiamo tranquillamente portarla in avanti. Esatto, poi qua si ribaltano e cadono nel buco. È possibile? Sarebbe stato qua, però ci vuole una rampa. Cioè, secondo me riuscirò tipo a fare una rampa qua così. Voglio fare una rampa mobile che scenda, ma poi si incastri. Quindi secondo me basta fare così. Cioè, no, però voglio vedere qua se funziona. No, qua cade troppo in avanti, okay, quindi mettiamola qua così. Bam, ok. Se noi mettiamo questa rampa mobile, che va al contrario, perché ovviamente se non va al contrario non è divertente. Vai, scendi, ok. Perfetto, qua va in avanti, se dobbiamo incastrare lì sotto. Scherzo perché va avanti. Scherzo perché va avanti. Quindi, qua intanto togliamo un pezzo. Qua togliamo la ruota. Ok. Dobbiamo rallentare questa cosa. Questa cosa qua ti devi incastrare. È semplice, basta non mettergli questa ruota qua davanti. Esatto, ma metterla più in centro. Così, ragazzi, potrebbe funzionare. Se noi facciamo così, esatto, guardate, potrebbe funzionare seriamente. Ok, funziona, devo solo togliere questo schifo. Vedete che sarebbero entrati. Almeno uno dei due sarebbe entrato, l'altro boh. Però almeno il primo si ricade nello stesso punto, perché questo gioco è un po' strano, cambia random. Ok, esatto, uno entra e anche il secondo dovrebbe entrare. Cioè, troppo bravi, i geni dell'Apocalisse con una macchina bruttissima riusciamo a fare tutto quello che vogliamo. Perché siamo troppo bravi e intelligenti, ricordiamoci, intelligenti è la parola chiave di tutto. Ok, vai, sblocchiamo tutte le cose. Sfida 7, vai. Quella Moonbuggy non raggiungerà mai il bersaglio. Se la macchina antigravità non si attiva in tempo per salvarla. Bene, quindi cosa bisogna fare? Mostramelo. Ok, bisogna evitare che la macchina del tempo si attivi, quindi... Cioè, tempo, ma la macchina antigravità si attivi, quindi basta fare così. Esatto. Cioè, mettendo robe a caso, vinciamo subito così. Cioè, troppo bravi, ma chi ci ferma? Ormai basta, possiamo anche smettere di giocare, tanto sappiamo già che faremo tutte le missioni future. Cioè, troppo bravi, mamma mia. Livello 8. Il comando spaziale deve considerare un messaggio urgente. Manovra la Moonbuggy fino alla parabola satellitare. Ok, quindi vediamo. Così cosa succede? Anche così cosa succede prima. Ok, così salta indietro. Quindi noi facciamo così. Ok. Poi qua viene sparata di nuovo indietro. Vediamo, eh. Per me così potrebbe funzionare. Esatto. Ok, dai, rimbalzi in avanti di nuovo. No, ok. Ok, però se noi questa la mettiamo qua, teoricamente così dovrebbe funzionare. Cioè, se abbiamo già fatto anche questo livello, già siamo troppo bravi avanti.
chi ci ferma più davvero seriamente? Cioè, no, avete, cioè, non so se avete visto. Cioè, avete visto per caso? Cioè, siamo arrivati qua. Noi mettiamo quella. Cioè, così, teoricamente, così abbiamo vinto. Ovviamente se funziona, perché non ne sono troppo sicuro che funzioni. Quindi vai. Ok. Cioè, troppo bravi, mamma mia, signore e signori. Cioè, troppo bravi. So che continuo a ripetere, ma scrivetemelo anche voi nei commenti se pensate che anch'io sia troppo bravo in questo gioco. Livello sbloccato. Bene, il prossimo livello abbiamo già sbloccato, quindi non dobbiamo farmare il livello. Ok, questa è la sfida. Non mi ricordo. Ok, 7 abbiamo fatta. 9, no, 7 abbiamo fatta. 9, no. 8, dove era 8? 8 sì, quindi 9 esatto. Proprio 9 c'è. Bam, super scenario. Allora, decollo avvenuto, ma questa stella ha bisogno di aiuto per entrare in orbita. Colpisce il bersaglio e evita il vortice. Ok, questi livelli invece non mi piacciono troppo, no. No, proprio per nulla. Oddio, una cosa bruttissima. Non abbiamo il teletrasporto? Non abbiamo il teletrasporto. E non penso di riuscire a fare in altro modo senza teletrasporto. Almeno. Però lì c'è la macchina antigravità. Quindi anche senza teletrasporto dovremmo farcela in teoria. Buono, ok, se noi mettiamo due mine random così. No, così in realtà. No, deve andare verso l'alto. Deve andare verso l'alto. Ma non dentro il vortice però. Verso l'alto ma non dentro. Ok, fermi. Ma scusate, se noi facciamo tipo così. Cioè, se noi mettiamo qualcosa che viene risucchiato qua, non è possibile fare tipo così. Ah, beh, cioè, è possibile fare una cosa del genere. Ma allora praticamente è fatto. Bisogna solo reindirizzarlo appena appena. Quindi mettiamo. Ok, qua. Troppo basso. Ok, così dovrebbe essere perfetto. Fatto! Mamma mia, troppo bravi, signore e signori. Pochi punti, ma va bene così. Non voglio rifarlo. Perché secondo me senza teletrasporti è abbastanza impossibile. Quindi andiamo a livello 10 e ultimo di questo episodio. Che abbiamo fatto tutto. Ok, un dilemma di devastazione del cannone laser. Chi sa altri macchinari può aggiungere la torre e spegnerlo? Beh, questo mi sembra abbastanza facile, no? Non è abbastanza facile. Secondo me è molto facile. Secondo me basta fare, guardate, una cosa così. Poi girarlo tipo così. Pam, pam. Metterne. No, ancora uno magari. Ok. Poi metterne un altro girato così. Più lungo rispetto a quello sotto, e quindi ovviamente verrà spinto più lungo, ma non così lungo da far cadere la macchina. Cioè, secondo me facendo in questo modo funge. Cioè, qua, vediamo. Perfetto. Ma va, cioè, ma basta questi livelli così facili. Teletrasporto grande. Quindi potremo provare a rifare il livello di prima? Ma anche no! Ah, va benissimo così, non ci interessano i rifare i livelli. Abbiamo fatto una volta e basta, va bene così. Vai! Quindi torniamo al menu principale. Mi spiace, cioè, è durato così poco questo episodio. Cioè, in realtà non è durato poco, è durato uguale agli altri, ma abbiamo fatto talmente tanti livelli che sembrano pochi. Quindi, sblocchiamo un nuovo livello. Bam! Quindi, questo è quello che faremo nel prossimo episodio di Create. Quindi, da Jurassic Ocho Nietzsche è tutto, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi ricordo di seguirmi su Facebook, Google Plus, Telegram per sapere le ultime notizie e roba tipo ah mi è esploso il computer come è successo l'altro giorno, avevo scritto su Facebook già, però nessuno, quasi nessuno mi segue su Facebook quindi nessuno lo sapeva, capita. Comunque, ciao a tutti!